Siamo in un tempo post-cristiano. Ho letto questa tua frase, ormai, tra virgolette, il mondo cristiano, che nel mondo non c'è più, è ignorato senza ostilità, ma nella forma dell'indifferenza. E ho cominciato a chiedermi, ma allora, la differenza cristiana invece, no? La specificità del cristianesimo, cosa ha ancora da dirci in merito al problema della convivenza umana? Perché? Perché oggi c'è da salvare un mondo, cioè, vista la catastrofe che si annuncia futura. Ma se il cristiano, la lettera di Maometto, dice il cristiano è nel mondo ma non del mondo. Come può stare il cristiano al mondo oggi, nella prospettiva di una catastrofe annunciata, senza essere contro il mondo attuale che ci sta portando appunto a questo esito? Ma credo che davvero questa sia la grande sfida sulla quale non abbiamo mica delle risposte così chiare e nette. Che cosa noi constatiamo? Che se anche il processo della secolarizzazione è un processo iniziato circa 50 anni fa, dobbiamo fermare il nostro discorso a livello del mondo occidentale, ma europeo occidentale, e quindi l'Italia a grandi linee con un certo ritardo sta in questo mondo che o neolatino o anglosassone, ma alla fin fine dominato soprattutto da quel che viene dall'America. Noi abbiamo constatato alcuni dati di fatto che sono precipitati dopo il 2010 e che la pandemia ha cresciuto. La pandemia è stata con ogni probabilità l'evento più determinante per la Chiesa, per le Chiese in Europa di questi ultimi 50 anni. E vi do dei dati. Prima della pandemia in Italia c'era ancora il 18-20% di frequenza la domenica. Attualmente siamo precipitati al 7-8%. E in zone come Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, che sono la zona più secolarizzata d'Italia, non si arriva al 7% che va alla messa domenicale. Questo vi dice un dato esterno, ma significativo, ma che ci fa capire alcune acquisizioni. La prima, per le nuove generazioni, Dio non significa più nulla. La parola Dio non dice più nulla. Quello che per noi era il querere Deo, il cercare Dio, per loro non ha senso, e qualche volta Dio addirittura compromesso con la violenza, l'intolleranza, il fondamentalismo, per cui c'è un rigetto piccolo, ma c'è, il resto è indifferenza, non ci interessa, non ci riguarda. Questo è un cambio forte, perché nella cultura italiana Dio era estremamente presente tramite tante cose culturali. Ma adesso questi veicoli culturali significativamente si arrestano. Un'opera d'arte, seppur religiosa, in Italia il 90% delle opere d'arte sono religiose, ma non portano più nessun discorso su Dio o sul cristianesimo, portano sull'estetica, su eventualmente questioni antropologiche. Quindi questo ci dice la novità del panorama. Secondo fatto, la Chiesa ha perso qualunque autorevolezza morale. Ormai per l'etica, la morale, la Chiesa può dire quel che vuole, più nessuno la segue, le nuove generazioni non la sentono neanche più. Di conseguenza viene a mancare una specificità cristiana, non tanto della legge, quanto del comportamento, perché in realtà non c'è un comportamento cristiano. Io penso a livello soprattutto che è quello che poi tutti sentono di discorso sessuale, quello che dice la Chiesa oggi non lo sente più nessuno, ma
non dico delle nuove generazioni, ma possiamo spingerci fino ai 50-60 anni. Poi gli altri più vecchi come noi lo sentono per memoria impressa e eredità tridentina subita nella formazione. Che siamo cattolici o no, non ci determina più. La terza cosa, e qui il termine italiano manca, è che il cristianesimo è exculturato, è uscito dalla cultura. Ovunque c'è un campo culturale non c'è più spazio per il cristianesimo, non c'è più spazio per il discorso cristiano. Questo vi fa dire come noi il nostro tempo è davvero post-cristiano e non è facile dire come ne usciremo. E allora qui faccio delle distinzioni. Quelli della mia età, fino ai 60 anni, sono gente smarrita, non hanno più i riferimenti della Chiesa, della fede, sono sbarriti. È uscito un libretto significativo un mese fa, Il gregge sbarrito, non a caso fatto da un sociologo come De Rita e da un cattolico come Andrea Riccardi. Non sono certamente gente di destra o estranei al cattolicesimo, ma se dicono loro che sono smarriti e dicono che la situazione del gregge sbarrito, vi dice la situazione. Io ho fatto un articolo su questo, intitolato Il quarto uomo. Questo perché, voi siete giovani, non potete saperlo, ma nel 68 un gesuita, Rostang, che era direttore della rivista Etude, scrisse un articolo, Le Troisième Homme, che diceva: adesso alla fine del concilio ci sono quelli per il concilio, quelli contro, ma in realtà c'è un terzo uomo che dice, boh, vedremo questo post-concilio come andrà a finire, e che ha grosse attese. Io adesso ho scritto Il quarto uomo perché eredita il terzo uomo, ma è differente dall'altro, perché il quarto uomo d'oggi non ha più attese, non ha più attese dalla Chiesa di un futuro del cristianesimo, di dire ci sarà una riforma, no. Osserva sbarrito. Se andiamo un po' più indietro, la generazione tra i 40 e i 60 anni è una generazione la più maledetta, perché è quella che ha fatto finta di continuare ad essere cristiani, ma non trasmettendo nulla e non facendo più nulla di cristiani. È la generazione che diceva ai figli andate in chiesa, ma loro non ci andavano più. Fate questo, ma loro non lo osservavano. E noi sappiamo bene che i giovani non contestano, ma assimilano le cose che lavorano dentro più di tutti. Per cui è grazie a quella generazione che la trasmissione della fede si è rotta, si è inceppata, non c'è. E poi vai agli altri, fino alla generazione attuale, i quali si muovono e dipende dagli incontri che fanno, ma incontri a livello cellulare, perché le istituzioni non le incontrano più e non sono più capaci di trasmettere. A livello cellulare possono incontrare quella persona che gli trasmette dei valori, che con loro fa un cammino, con il rischio però, attenzione, sempre lì, dei guru, di quelli che ti portano avanti ma di fatto non ti lasciano liberi e non ti danno la libertà davvero di fare la tua strada, e quindi alla fin fine è tutto molto fragile per il domani. E io ho molta paura per gli attuali ventenni, trentenni, perché li vedo, se tu li incontri hanno desiderio se vuoi del maestro, ripetendo uno schema greco, hanno desiderio di avere dei riferimenti. Però mancano i maestri, mancano i riferimenti seri, cioè che li possano condurre lasciandoli liberi, facendoli crescere e non invece in qualche misura catturandoli. E il rischio nella Chiesa oggi sono questi personaggi che catturano
li vogliono semplicemente poi mettere nel volontariato, nella parrocchia, li usano per un po' finché poi questa gente se ne va. Ma è significativo poi questi giovani, se tu gli dici a un giovane va a messa la domenica, lui giustamente mi dice, ma quando ne esco cosa ne porto per la mia vita? Cosa mi aiuta a vivere andare a messa la domenica? Quando ne esco cosa mi viene? Me lo dico io che ho 78 anni, che cosa mi rende andare a messa la domenica? Ma cosa mi rende in termini di vita, lo capite? Certo, in termini mondani. E tutto questo fa sì che da un lato mi fa dire siamo gli ultimi cristiani. Domanda che si faceva un grande teologo, un mio amico, che è morto, canadese, il cui l'ultimo libro che ha scritto è Siamo gli ultimi cristiani. Me lo domando anch'io, ho paura che almeno da noi. Poi l'Africa, il Sud America, l'Asia hanno tutta un'altra dinamica, là stanno addirittura crescendo i cattolici, ma è un'altra cosa, hanno altre ragioni per imboccare la strada del cristianesimo, che noi non abbiamo più. Ma noi, io ho davvero dei molti dubbi, molti, e in tutto questo quello che osservo è l'inconsapevolezza, l'irresponsabilità della Chiesa. La Chiesa vede ma fa finta di niente.